Adesso spiegatemi perché la Roma non può vincere la Coppa, la può vincere, lo dico da un bel po', la Roma è la squadra più europea che abbiamo in Italia, cioè è già un gioco strano, un gioco particolare, non è rimasto nessuno, quantomeno sono rimasti in pochi, perché se la Roma arriva ai quarti c'è l'Arsenal, l'Ajax, il Milan o il Manchester, ma credo il Milan, cioè tutte formazioni va bene forti, ma battibili. La Roma può vincere la Coppa, ragazzi, può vincere la Coppa. Questo è sicuro, io lo so, lo sento. La Roma, se incontra un Villarreal che dovrebbe andare ai quarti, se incontra un'altra squadretta, ci sono due o tre squadrette, si ritrova catapultata alle semifinali, ma vai là per giocare, vai là per vincere, vai là per vincere. Ma ve la immaginate la Roma che vince proprio, che vince l'Europa League, che si va a fare la finale di Europa League? Io sì. Io sì, la Roma è andata, ha un'esperienza internazionale, la Roma ce l'ha, è stata in semifinale di Champions, ha fatto tante Champions, cioè non è, è sempre stata nelle coppe, ne credo, negli ultimi 10 anni, se non sbaglio, cioè è il momento che arrivi il fiore, un fiore, un fiore, e il fiore magari per la Roma arriva. Dopo c'è la Roma, il Milan, ovviamente, non abbiamo più niente in Europa, quindi diciamo, ci tratteniamo con questa. Io la mia squadra quest'anno è la Roma, ovviamente, da interista. No, va bene, i cugini, se vanno avanti ben per loro. Però io sinceramente, a parte tutti gli scherzi, questa Roma è una Roma di movimento, una squadra fluida, una squadra molto fluida che per il gioco italiano, quando ti incontra le squadre rocciose tipo l'Inter, tipo la Juventus, la Lazio, allora sì, ti può fare fatica, però quel tipo di gioco in Europa non c'è. Il gioco che fanno le nostre big non c'è in Europa, quindi gli altri se la giocano e con la Roma quando te la giochi li puoi prendere gli schiaffoni. Bene, 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 un 3-0 di quello che fa veramente bene all'ambiente, all'ambiente della Roma e all'ambiente italiano, che ho fatto un video ieri sulla depressione che c'è per il calcio italiano che non piace, però ogni tanto ci lanciamo così. Bravo, brava Roma, bravi tutti, tutti hanno giocato, non, nessuno ha giocato benissimo, nessuno ha giocato benissimo, forse il Shalabi, però tutti insieme hanno fatto squadra, questo è importante. Fonseca, vi ricordate che Fonseca tutti, Fonseca out, e poi sta rimanendo e sta ritrovando risultati. Questo è sempre lo stesso segno quando il... Certe volte a rovinare le squadre sono proprio i giocatori, sono proprio i giocatori. Quando invece i giocatori vanno dietro l'allenatore, è quello che deve fare, che devono fare. Andare dietro l'allenatore, giocare tutti insieme, fare tutto in squadra e alla fine i risultati vengono e le soddisfazioni vengono. Il ritorno può essere pericoloso. 3-0 è tanta roba. 3-0 è tanta roba, dovresti perdere 4-0, 5-1, cioè dovresti proprio crollare. Ecco perché penso che la Roma è nei quarti di finale. Io sono convinto che la Roma già è nei quarti di finale. E quando sei nei quarti di finale, vuoi vincere. Quando sei nei quarti di finale, non è che pensi più, perché dopo, ripeto, anche se ti dovesse capitare la squadra più forte, l'Arsenal, per esempio, ma te la giochi, ma te la giochi. Dopo c'è da vederlo. Avete visto il Milan con Manchester? Si giocano le partite. Certo, se dopo ti arriva una squadretta più il Granada, il Villarreal, squadre spagnole, beh, secondo me la Roma passa abbastanza agevolmente. E se dovesse vincere l'Europa League, immaginatevi che succede a Roma. Immaginatevi che succede a Roma. È da tanto che a Roma non si vince una coppa. E quindi vincerla sarebbe davvero, sarebbe fantastico, fantastico per tutti, ragazzi. Questo è l'ultimo video della giornata, ne ho fatto tanti di video oggi, ho iniziato con i pronostici, con le scommesse, ho fatto tante cose su Instagram, dopo c'è stata la partita del Milan, ho preparato un qualcosa più lungo da fare nei prossimi giorni, quindi iscrivetevi, mettete like, seguitemi su Instagram, dico CTN08 dove metto i consigli, metto appunto, andate a vedere pronostici e scommesse, capirete, metto la combo da giocare, il consiglio per squadre da giocare, più metto cose particolari che gioco con i video editing, mettete mi piace se vi piace, se non vi piace non mettete non vi piace ma mettete lo stesso mi piace, niente ragazzi, è sempre è un piacere, sta crescendo il canale, questo mi piace, mi fa moltissimo piacere che siete sempre in più a seguirmi, mi piacciono i miei follower perché la maggior parte, anzi la quasi totalità sono persone intelligenti, capaci e in gamba, questo l'ho notato, quindi è un complimento che faccio io a voi. Andiamo a montare questo video, ragazzi.
Forza Roma, grazie Roma, stasera grazie Roma, ci ha fatto divertire. Ciao a tutti ragazzi, a domani, ciao ciao.